Comune di Rosone ha sempre sostenuto il festival. Avevamo iniziato un nuovo progetto che era Base Camp, l'ex caserma di Rosone, che poi è andato un po' a spegnersi per i vari motivi che tutti conoscono di pianificazione. Preventivo 2024 è ancora stato votato un credito a favore della cultura, sempre legata al festival, con 3 appuntamenti mirati. Il primo appuntamento sarà poi a metà agosto, quando c'è il festival, una giornata dedicata al cinema e ai concerti, le scuole comunali, quindi aperta a tutta la popolazione, che proseguirà poi con la festa finale dei Pardi durante la serata. Il secondo convegno importante sarà nel mese di ottobre, convegno aperto alla popolazione ma anche ai docenti. È un programma che lancerà un aspetto educativo sia alle scuole medie che alle scuole elementari. Tavola rotonda che poi proseguirà durante l'anno con il coinvolgimento di tutti i ragazzi delle scuole nella creazione di filmati, di proiezioni che saranno poi trasmesse l'anno dopo nel periodo del festival. In questo momento, e poi seguirà un comunicato stampa e probabilmente una conferenza stampa assieme al festival una volta definiti tutti i programmi. Investiamo per il festival la parte premi di 37.000 franchi, che è sempre stata ventennale, direi, un po' come tutti i comuni del Locarnese per la parte premi. In più, tramite il consiglio comunale e tutto, avevamo dedicato questi 40.000 franchi in più prima della pandemia alla creazione del Base Camp, che come detto all'inizio, per motivi di pianificazione non può essere messo in atto in caserma Rosone, quindi al momento, dopo 2 anni presso le scuole comunali, l'abbiamo sospeso perché il lavoro era immenso per portare qualcosa di effettivo con il Base Camp a Rosone. Quindi abbiamo girato su questi 3 eventi culturali che speriamo possano funzionare, dedicati soprattutto ai docenti e ai ragazzi. È un rinnovo, però mantenendo sempre aperta la porta al Base Camp, perché qualora riuscissimo a sbloccare il comparto caserma, il Base Camp potrebbe rientrare come ospite durante il periodo del festival presso l'ex caserma di Rosone. Ed è la nostra speranza. Stiamo discutendo sulla pianificazione, al momento è in uso per i militari, andrà avanti con l'esercito, loro ce la tengono praticamente attiva, quindi non va in deperimento. Riusciamo a organizzare i corsi di ripetizione da febbraio a novembre, corsi di scuole reclute sanitarie, quindi ecco, al momento è ad uso del militare, come era già prima del 2005, sì. Che ci sarà lo sblocco pianificatorio, vedremo come andare avanti. Tempi lunghi, non si sa bene, è difficile da dire, perché poi ci sono dei cambi delle leggi, cioè la legge LPT2 della pianificazione federale, che entrerà in vigore a breve, quindi anche lì dobbiamo capire tutto. Ci sono i nostri servizi con gli avvocati che guardano il proseguimento.